Bella a tutti ragazzi! È arrivato il Black Friday! Quindi acquisti! Benvenuti e bentornati su un nuovo video. Oggi parleremo del Black Friday, un evento importantissimo negli Stati Uniti perché ci sono un sacco di sconti nei negozi sia fisici che quelli online. Il Black Friday viene ogni anno il giorno dopo il Thanksgiving. Ho appena postato un video sul Thanksgiving in cui parlavo, no, di com'era, di che cos'era esattamente. Appunto questa festa di ringraziamento in cui ognuno ringraziava un po' anche le persone. Il giorno dopo, oppure la sera stessa, anche più probabile la sera stessa, si va direttamente allo store a fare shopping. Teoricamente si inizia il venerdì, ma poi certi negozi iniziano prima. E praticamente è molto importante sia dal punto di vista economico, ma sia anche dal punto di vista della tradizione americana. Da un punto di vista economico, perché gli store prendono un sacco di guadagni proprio in questo periodo, perché ci sono tutti, cioè tutta la gente che va nei negozi, magari loro piazzano qualche sconto su qualche prodotto e dopo la gente magari compra sia quel prodotto che i prodotti non in offerta. Quindi comunque è un bel evento. Da un punto di vista della traduzione tutti lo fanno bene o male. In genere si va tipo prima dell'apertura, no, dopo apre lo store, tutta la massa che entra. Però non tutti lo fanno, perché è pericoloso, c'è gente che muore ogni anno, quindi As I was a walking one morning for pleasure, I spied a cowpuncher a riding alone. His hat was thrown back and his spurs were jingling, and as he approached he was singing this song. Whoopee-tie-i-o, get along little donkey, it's your misfortune and none of my own. Whoopee-tie-i-o, get along little donkeys, you know that Wyoming will be your new home. Your mother was raised away down in Texas, where the Jimson weed and the sandburrs grow. But we'll fill you up on prickly pear choya until you are ready for Idaho. Whoopee-tie-i-o, get along, little dogies, it's your misfortune and none of my own. Whoopee-tie-i-o, get along, little dogies, you know that Wyoming will be your new home. Oh, you'll be stewed for Uncle Sam's engines, it's beef, beef, beef. Il venerdì, no? E nel venerdì appunto ci sono i negozi, quelli fisici reali, no? Che tu vai dentro, ci sono tutti gli sconti. Poi anche alcuni siti, tipo quello della Apple, fa il Black Friday anche sul suo sito online il venerdì. Il lunedì invece c'è il Cyber Monday, che praticamente sarebbe una sorta di Black Friday per i negozi online. Quindi io ho deciso di prendere questo bel hard disk da 2 tera per salvarmi tutti i dati, tutte le registrazioni che faccio, comunque i video che faccio occupano un casino. E c'era il 30% di sconto, quindi l'ho preso tipo 80 euro, che non è nulla. E quindi generalmente il martedì e il lunedì ci sono gli sconti sui negozi online. Purtroppo l'Apple non fa questa roba qua, lo fa soltanto il venerdì, e però scalzo. Alla fine non c'è molto da dire, insomma è questa cosa che è proprio una massa che tipo alle mezzanotte, no? Magari c'è gente che sta lì tipo 2 ore prima, no? E diciamo che lo fanno abbastanza tutti, magari chi lo fa il giorno dopo, magari certa gente non va proprio all'apertura dei negozi, magari comunque va molto presto, va, o comunque tanta gente, cioè non tanta gente, però molta gente poi prende questo, va al Black Friday proprio per prendere tutti i regali magari di Natale, no, che vuole fare, e quindi così fa tutta la spesa in un giorno essenzialmente. Non tutti lo fanno, bene o male, perché comunque sta un po' cambiando, anche perché è pericoloso come ho già detto, però questo è il Black Friday, abbastanza importante. Sì, ci sono tipo 20-30% di sconto su tanti prodotti, quindi tutta la massa, no, sapete che
Si affolla, si ammazza. E quindi questo brevissimo vlog, ma comunque efficace, no? Volevo farlo. Quindi per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un bel mi piace, un commento qui sotto, cosa ne pensate di questo Black Friday. E se anche voi bene o male, e voi bene o male quando comprate i regali di Natale, perché comunque la gente qua li prende abbastanza prima, no? E voi quando li prendete tipo vicino a Natale, tipo mancano 2 giorni di Natale, dobbiamo prendere i regali. Shit. Oppure magari li prendete vari giorni prima e vi organizzate tutto quanto, così arrivate tipo vicino a Natale che avete già tutto pronto. Nei commenti. Quindi un bel mi piace, commento, e condividete il video, che magari molta gente vuole sapere un po' di queste cose dell'America. E spandiamoci like, commento, subscribe. Da qualche parte c'è il tasto.